perché loro ci guardano, bimbi? Chi è? Questi nel furgone a destra. A destra! Però SK la targa, saranno scandinavi. Slovacchi. Hello! Hi. You bye! Adesso andiamo a guardare. Siamo quasi in piscina. Non è una piscina, al mare. Non so perché ho detto piscina. Ma la sabbia resta attaccata soltanto se il piede è bagnato. No, quella grossa ti resta un po' attaccata anche al piede se non è bagnato. Provo a provare l'acqua polare. Nessuno che si fa il bagno. Ehi. No, ce la facciamo il bagno. Siamo arrivati ad Elba. Per ora camminiamo. Non è proprio El. Cioè, no, sì, è El. Però. Non è la punta questa. Esatto, ci arriviamo. Piove. Anche a lei non piace. Abbiamo delle divergenze nel nostro modo di pensare sul come si tiene l'ombrello. Eh sì, io in genere lo uso per coprirmi, tu a quanto pare no. La cosa bella di questa colonia è che se tu vuoi una cosa che magari hai visto per tutta la giornata, al momento che la vuoi, la desideri, sparisci, non la vedi più per ore, zero. Cosa succede poi? Che appena lo trovi, ne prendi uno, si ripopola. Io volevo un gelato, sono sparite le gelaterie oggi. Adesso che ho trovato una gelateria, ho preso il gelato, ce ne sono altre 7 nel giro di 2 metri. Ciao, allora vi racconto questa. Torniamo dal giro in centro per prima di cena, abbiamo detto andiamo a casa, facciamo le valigie e poi stasera usciamo per andare a cena, anche perché a casa non abbiamo un cavolo da mangiare. Torniamo e c'è una multa sulla macchina perché eravamo convinti che il parcheggio fosse gratuito, a quanto pare no. Ovviamente la multa è esclusivamente in polacco e quindi cerchiamo di capire un attimino come funziona, come si paga, visto che domani comunque abbiamo il volo, dobbiamo muoverci e tutto quanto. Alla fine la multa è di 50 zloty, che sono 11 euro e niente, e si paga al parchimetro. Oshem. A tua sorella.